Basta. Ah, sì. Ci stavo per cadere un'altra volta, Tony? L'isola della capra, il motoscafo che va da solo, i pescatori siciliani senza nafta e poi Capo Campana. Ma non potevi trovare almeno un nome più credibile e meno ridicolo? Eccolo! What's the matter? Ma cosa fate? Dove andate? Permette? Capo Campana. Cosa? La ballerina di Don Lurio, l'ho subito riconosciuta. Osteria, che gambe. Mi scusi, che gambe se le facessero vedere, ma io le immagino. Scusi se prima mi sono permesso di toccarla, ma sai, io sono un suo ammiratore. E lo ammiro, tu? Cosa fa? L'ho vista tante di quelle volte per TV. Io l'ammiro. E quando uno ammira, tocca. Cosa vuol farci? Permettemi, ripresento. Capo di seconda, Pellegrino Campana. Campana? Lui? Beh, porca, sì. Che gambe. Beh, me le immagino sempre. Molto lieta, veramente molto. Sapete cosa vi dico? Io con voi non lo so perché, ma mi sento un po' in famiglia, ecco. Bene. Io modestamente sono un amatore. Complimenti. Ah, mi ha frainteso perché ho fatto la pancia. No, volevo dire, sono un dilettante, ecco. E di che cosa si diletta? Beh, mi diletto a scrivere canzoncine, musichette, robette, compone. Beh, compongo. Oddio, tento di comporre, ecco. Ma sa, l'uomo compone e poi la Rai dispone. Ah, l'hai capito, Si vede dal sorriso frittallino. Insomma, volevo dire che la Rai dispone nel senso che qui se non c'è una raccomandazione non c'è niente da fare. E allora io pensavo che lei, un po' perché è conosciuto, un po' perché è una donna, potrebbe darmi, insomma, una spintarella, ecco. Sa, un suo sorrisetto, una sua parolina, ecco che la mia canzone, zac, viene lanciata attraverso le onde, ecco, diciamo non così. Non è che per questo è un piacere che posso farle benissimo, ma prima mi tolgo una curiosità. Guardi, le tolgo tutte le curiosità che vuole dopo, però adesso io mi tolgo la sete. Una birra, per favore. Posso offrire qualcosa? Oh, per carità. No, grazie. Orca, che servizio? Lei è del carabiniere. Come no? Siamo i fedelissimi della Marina. 94 uomini di equipaggio. Ah, dovreste vedere che ragazzi, meravigliosi. Sono sicuro che voi ve ne innamorereste. Io per loro non sono mica un superiore, sono un fratellino maggiore, ecco. Ma se la disciplina lo esige, so essere anche un... Uno figlio di... Non ci badi, la signorina non conosce bene la nostra lingua. Beh, mi sembra che la conosca benissimo. Anzi, conosce certe sfumature vernacole che non so se mi spiego. Volevo dire che al momento opportuno io so essere anche veramente severo. Per esempio, in questo momento ci sono 4 marò in un'isola deserta in compagnia di una sola capra. Grazie. Oh, grazie. Di che cosa? No, dico, è stata una mia trovata. Carina. Ma se per ipotesi un suo marinaio abbandonasse il posto? Ipotesi assurda. Ma in questo caso il marò sa come va a finire. A pane e acqua? Nell'esercito. Ah, il marino il trattamento è migliore. Acqua e pane. Lo sa che lei è molto divertente. Non ha idea il piacere che mi ha fatto conoscerla. E lei non può nemmeno lontanamente immaginare il piacere che mi farebbe se presentasse qualcuna delle mie canzoncine a quei papaveri.